Prosegue anche in Palazzo del Pegaso la discussione sui vaccini. La Toscana è ultima per dosi date agli over 80. Il presidente Giani ha promesso che per il 25 aprile tutti avranno fatto almeno la prima somministrazione, ma dall'opposizione lo incalzano. Serve un cambio di passo. Non si placano le polemiche per la gestione dei vaccini in Toscana, soprattutto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80. Una spinta che non viene solo dall'esterno, perché anche in Consiglio regionale si è alzata la voce di chi non è soddisfatto per l'operato dell'amministrazione regionale. Sia il presidente toscano Eugenio Giani che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo hanno provato a ribattere colpo su colpo, difendendo quanto fatto. Il governatore, che comunque non ha minimizzato i ritardi, ha ribadito l'accelerazione in atto, con termine al 25 aprile per la prima dose a tutti gli over 80. Mazzeo è tornato invece sulle scelte fatte, che hanno portato la Toscana ad avere la percentuale più alta di vaccinazioni sugli operatori sociosanitari. In questo momento è un intenso susseguirsi di passaggi per che i vaccini vengano somministrati soprattutto agli anziani over 80, con loro ci stiamo impegnando a fondo. Devo dire che anche rispetto a quello che è stato detto nelle settimane passate, la percentuale di somministrazione è più alta. Abbiamo accertato che vi erano degli errori nelle percentuali che venivano date, non 90.000 vaccini agli over 80 come sono stati spesso scritti, ma in realtà ad esempio 106.000, perché non sono stati calcolati i circa 11-12.000 vaccini che noi abbiamo somministrato alle RSA, dove siamo stati i primi in Italia a completare il ciclo, e non sono stati considerati circa 4-5.000 over 80 che magari erano personale sanitario iscritti agli ordini, anche se ormai in crescenza, o altre categorie che sono entrati nelle prime somministrazioni di vaccini. Quindi parlare di 90.000 o parlare di 106.000 sembra nulla, ma significa sostanzialmente il 5% con cui la Toscana supera in quella graduatoria che spesso è stata mostrata almeno due o tre regioni. Oggi noi siamo di fronte alla sfida delle sfide, quella di vaccinare tutta la popolazione, ma se devo dire, dalle tante domande che ricevo, la questione più stringenti sono due: perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80. E molte volte le due cose vengono legate, in realtà non devono essere legate, perché gli avvocati, così come il personale scolastico delle forze dell'ordine, venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca, mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Noi oggi abbiamo somministrato già più di 428.000 dosi di vaccino Pfizer, sono circa, ne abbiamo utilizzato l'88% delle dosi ricevute, 234.000 agli operatori sanitari, circa 31.000 agli ospiti delle RSA e più di 100.000 agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo, e allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione, oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario, di chi è in prima linea. A dar man forte a Giani e Mazzeo è intervenuto Enrico Sostegni del PD, che ha confermato, anche nel suo ruolo di presidente della Commissione Sanità, il cambio di passo in atto. Meno concilianti i toni di Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha elencato una serie di richieste fatte alla Giunta per modificare la situazione. Lapidaria invece Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che senza giri di parole ha evidenziato come la Toscana non stia facendo bene. Però vaccini sta procedendo ovviamente con il grosso limite della quantità di vaccini che arrivano. La
macchina delle vaccinazioni, cioè la capacità di erogare i vaccini c'è, e su questo infatti la regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene, siamo in ritardo sulle vaccinazioni degli over 80. Questo però perché per tante motivazioni, una delle quali sicuramente perché è stata organizzata la macchina della vaccinazione attraverso i medici di medicina generale, che ha impiegato un po' più tempo, e questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46.000 vaccini, 70.000 vaccini la prossima settimana, insomma intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200.000 anziani over 80 vaccinati su 320.000. Poi ci sono quelli che sono già stati vaccinati perché erano in RSA, quindi diciamo che intorno a Pasqua si dovrebbe tornare ad un livello di vaccinazione degli over 80 importante. Quanto mi riguarda, la mia presa di posizione, serve cambiare metodo, serve migliorare. La Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come numero di persone vaccinate over 80. Sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid, sono le persone più fragili, i fragili fra i fragili ho definito, e queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua. Abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile, abbiamo chiesto un'azione tempestiva, abbiamo chiesto di vaccinare volontari del volontariato, donne e uomini che dedicano il loro tempo al volontariato, utilizzare la protezione civile, intanto vaccinare rapidamente e fare in modo che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare. I medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelle che non si possono muovere, le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta. Allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità. Non c'è più tempo da attendere, abbiamo formalizzato le nostre richieste e aspettiamo nelle prossime ore un cambio totale, radicale dell'approccio a questo metodo di vaccinazione. La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri. A fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80 in Italia, la Regione Toscana è a 5,3%, questi sono dati di ieri. Quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni, che stiamo procedendo spediti, non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive, siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di inchiesta, diciamo di commissione d'inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta, organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata, io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. Sicuramente la Toscana non sta facendo bene, e non solo per gli over 80. Il caos che è successo anche per le prenotazioni, i molti problemi, l'informatizzazione che manca da parte degli anziani che devono in qualche maniera cercare qualcuno che per loro faccia le prenotazioni, insomma tutto questo fa capire che c'è un sistema che non è rispondente alle esigenze del cittadino e va analizzato e cambiato. Vista dalle file del centrodestra, la campagna di vaccinazione della Toscana è fallimentare. Elisa Montemagni della Lega ha attaccato la varietà di decisione fatta dalle tre ASL, mentre Marco Stella di Forza Italia, rimarcando il primato negativo della regione, è tornata a chiedere la necessità di vaccinare 24 ore su 24. Argomenti sostenuti anche da Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che si è soffermato sulle affermazioni di Gianni e dell'assessore Simone Bezzini, molto distanti dal quadro reale. Intanto non abbiamo ancora risolto le vaccinazioni sulle persone anziane sopra gli 80 anni. Sappiamo che in Toscana purtroppo siamo ancora molto indietro. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa, quindi come se non ci fosse una linea unica regionale, ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio, e questo ovviamente porta anche disparità, perché quando ci troviamo a confrontarci in aula, ma anche nelle commissioni, piuttosto che con l'assessore, ci viene detto nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente, e io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole, oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata che ancora manca, ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Ricordo ovviamente che chi
vuole vaccinarsi deve poterlo fare intanto il prima possibile. Questo dipenderà anche dalla mole di vaccini che arriverà e, a quanto abbiamo capito, arriverà presto dal governo, ma la campagna vaccinale deve essere ben organizzata, altrimenti avere vaccini senza avere l'organizzazione adatta per poterli fare ai nostri cittadini diventa di difficile risoluzione. Noi speriamo che in questi giorni si attivi la Regione, l'assessore Giani, insieme alle ASL per garantire gli spazi, l'organizzazione e anche per buttare giù un calendario di tempistiche che sia opportuno. Noi siamo molto allibiti da quello che sta succedendo in Regione Toscana. Tutti sanno che la Regione Toscana è maglia nera per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80. Addirittura i giornali fanno questa fotografia, penultima Toscana. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali, dove si vuole combattere il virus, si vaccina 24 ore su 24, lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme ai super fragili, malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità 5 volte superiore a tutti gli altri e lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità, over 80 vaccinati anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario, somministra una dose vaccinale, purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario. Questo, in un momento difficile come questo, è assolutamente inaccettabile. Noi l'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè, e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima, ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80, sia rispetto al numero di persone vaccinate rispetto all'intera popolazione. Però nel frattempo si è vaccinato Scanzi. Ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto, ci sarebbe piaciuto sentirlo, in realtà il tema vaccini è fuori dal il Consiglio regionale di oggi e di domani. Quindi siamo molto preoccupati, vorremmo avere delle risposte e sinceramente di sventolare la bandiera dei primi non ci interessa, perché non serve alle persone, specialmente quando purtroppo si scopre di essere ultimi. A oggi la Toscana ha vaccinato poco più di 571.000 persone, circa il 15%. Di queste, quasi la metà sono operatori sociosanitari. Il picco giornaliero è stato raggiunto il 10 marzo, con 12.000 vaccinazioni, mentre negli ultimi 7 giorni sono state utilizzate 77.000 dosi.